Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguivano urlando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa fare questo?» Gli risposero: «Sì, o Signore». Allora toccò loro gli occhi e disse: «Sia fatto a voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia». Ma essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella regione. Nella liturgia di oggi, nei primi giorni del tempo di Avvento, troviamo alcune espressioni che possono guidarci alla comprensione di un tratto fondamentale del tempo liturgico che stiamo vivendo. Nella lettura di Isaia si annuncia un tempo nel quale accadranno cose mai viste e sentite. Il Libano diventerà un frutteto. I sordi udranno e i ciechi vedranno, liberati dall'oscurità e dalle tenebre. Isaia annuncia anche una cosa che sembra più semplice, ma che in realtà semplice non è. I poveri, in quel giorno annunciato per il futuro, potranno ancora gioire nel Signore. Sembra un fatto meno miracoloso dei ciechi che vedono e dei sordi che odono, ma in realtà ridare gioia e fiducia a chi è povero non è affatto meno meraviglioso degli altri prodigi, ritenuti normalmente irrealizzabili. Ridare a chi è oppresso, a chi è povero, a chi non altro che il Signore su cui appoggiarsi, la possibilità di ritornare a rallegrarsi in Lui è forse il vero miracolo di cui tutte le altre immagini usate dal profeta sono un simbolo. È anche un'immagine molto vera e concreta. Quanti poveri che vorrebbero poter tornare a gioire nel Signore hanno vissuto in ogni epoca della storia dell'umanità? E quanti, anche oggi, vicini o lontani a noi, attendono di ritornare a gioire in Lui? Nel Salmo responsoriale troviamo un accenno simile. Il salmista afferma: «Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi». Qui si aggiunge un fatto in più. La bontà, il bene del Signore, non è compresa come qualcosa da contemplare in un futuro lontano, ma qui, su questa terra, nella terra dei viventi. Allora per il salmista è la storia, la nostra, la mia storia, il luogo nel quale scoprire e contemplare la bontà del Signore. Non si tratta di una realtà che si è allontanata da noi e che deve ritornare, ma una realtà presente da riconoscere. È qui, su questa terra, che possiamo contemplare la bontà del Signore. Infine, nel brano evangelico, c'è la domanda di Gesù ai due ciechi. Può sembrarci strano, ma è una domanda tipica dell'Avvento. Credete che io possa fare questo? In fondo, vivere l'Avvento, celebrarlo, significa lasciarsi rivolgere ancora oggi questa domanda e imparare a rispondervi positivamente. Sì, o Signore, noi crediamo che Tu puoi fare questo. E quando i due ciechi rispondono a questa domanda, che si aprono loro gli occhi. Gli occhi si aprono quando crediamo che il Signore può fare questo, contemplare qui, su questa terra, la Sua bontà, il Suo bene, scoprire che Egli può ridare ai poveri la possibilità di rallegrarsi in Lui. E questa può essere la nostra invocazione dell'Avvento, di essere dei poveri che possono ritornare a gioire in Lui e contemplare su questa terra, nel nostro tempo, nella nostra vita, la Sua bontà.
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immollerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.